Era un po' di tempo che io non tornavo qua. Ma ci sono tante belle grotte di queste antiche abitazioni dei primitivi esseri umani che abitavano la regione qua di Cavadispica. Questo è quello che una volta ho definito un vecchio condominio. Ci sono tantissime, tantissime grotte, tantissime, ne ci sono, una decina. Per me una decina sono tantissime. Buongiorno a tutti, io sono Franco, l'alieno sulla Terra. Sto passeggiando, adesso io seguirò questo sentiero fatto di scalini fin laggiù in fondo alla cava. E là comincia davvero la mia passeggiata perché qua c'è il sole. Che, nonostante sia presto, si annuncia una giornata calda e io voglio starmene all'ombra. Ho portato qualcosa da mangiare, poca cosa, un pochino di acqua, pochissima, ma mi basterà. Per adesso scendo giù. Il mio obiettivo oggi è scendere giù, starmene un po' al fresco, in silenzio, in pace, da solo. Poi torno a casa, spero di arrivare prima che si svegli il resto della truppa e magari faccio una seconda colazione insieme a loro, vedremo. Per adesso non ci penso. Qui c'è un cartello che prima non c'era. Cava d'Ispica, Castello Rupestre, ok. È quello castello, l'ho chiamato Castello Sicano nei miei altri video perché su Google Map esce così quel sito. Qua hanno pulito la scala. Bene, questi sono lavori importanti da fare. Perché qua è comunque un sito turistico dove le persone vengono, anche le famiglie. C'è una stradina molto più comoda di quella che faccio io, che io vengo dalla cava. Però ognuno fa quello che gli piace. Qua ci sono altre grotte. Io ero quassù, un po' cambiato quassù, e sotto ci sono altri appartamenti del condominio. Vabbè, ci vediamo giù. Va bene, sono arrivato. Questa è l'entrata della scalinata del castello rupestre. Hanno fatto qualche lavoretto, oltre a pulire la scala, hanno installato queste qua. Ok. Ponne, cultura e sviluppo, bla 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 bla, ci sono tutte le cose, la regione siciliana, il Ministero dei Beni, Unione Europea, Parco Archeologico, Marina Cavadispica, Archeologica Cavadispica, qua c'è un bello coso. Allora, chi lo vuol leggere si fa una pausa sul video e se lo legge, come farò io, qua c'è un'immagine, c'è anche l'autore, 1785. Va bene, hanno messo questo cartello, qua ce n'è un altro. Questo parla del castello rupestre, castello al pari delle grotte cadute, bla bla bla, 5 livelli. C'è scritto qua, si distribuisce su 5 livelli. Interessante, interessante. Facciamo un'altra pausa. Chi vuole fa uno screen, no, uno screen no, da pausa al video e si legge. Qua c'è una bella foto. Io sono giù qua. Io sono qua giù. C'è la scalinata che sale da qua. E si vede tutto il complesso là di sopra. Ah, e sopra c'è una casa, no, non lo sapevo.
Non l'avevo visto e non me ne ero accorto. Ok, adesso saliamo. Saliamo insieme, va, che mi sa che questo primo video di oggi lo facciamo qua al castello, anche se ne ho già fatti video al castello. Però, non so, è un posto che mi piace. Approfitto il fatto di esserci tornato per fare qualcosina, registrare. Qua c'è una grotta. In questa grotta ci ho fatto colazione una volta. Ah, vabbè, c'era l'ingresso da un'altra parte. Okay. Qua una volta ci ho fatto colazione. Ci ho fatto il video. Ok, questa era l'entrata giusta invece di essere entrato. Dalla parete si sale la scalinatella. Questo qua è un pozzo. Ok, fatemi tenere bene il telefono, non vorrei che mi cadesse là dentro. Pieno d'acqua. Le pioggerelle di questi giorni hanno fatto riempire la cisterna. Gli scalini sono ripidi, mi è già venuto il fiatone. Panoramica esterna del castello. Allora, là ci sono i piani superiori. Non tutti sono accessibili, anzi, per la maggior parte sono stati chiusi al pubblico, probabilmente per questioni di sicurezza. Però si dice ci siano queste botole verticali che ti permettono di salire e scendere fra i vari livelli. Adesso io cercherò queste botole. Qua, sempre per quello che capisco, deve essere venuto giù qualcosa. Qua non è possibile che sia stato costruito così, con questi sbocchi sui precipizi. Magari prima erano semplici corridoi sui quali si poteva camminare tranquillamente all'interno e in sicurezza tra le stanze del castello. Vabbè, facciamo così, io vado diretto alla botola che già conosco e che sono sicuro di aver fatto già vedere in qualche altro video, ma lo faccio vedere ancora una volta. Qua c'è questo corridoio, si entra, è basso, perlomeno per me. I colpi di scalpello che hanno fatto qua per scolpire in questo pezzo di tunnel. Io ci vediamo se mi riesce. In questo pezzo di tunnel ci sto in piedi tra le due. Però qua il tunnel fa una brusca discesa, ci sono i gradini giù, però io batto la testa in questo pezzo. Prendo il mio scacciamosche, lo sto usando così per evitare che le mosche facciano colazione con me. Ecco qua. Allora, questo è la botola verticale, l'avevo già fatta vedere. Ci sono qua lateralmente degli incavi su entrambi i lati di questo come potete dire, questo pozzo, e qua mettendoci mani e piedi si riesce a scendere abbastanza facilmente. Laggiù la telecamera purtroppo non so se riesce a farlo vedere bene. Si vede che questo tunnel arriva come se fosse al centro di una stanza, quindi anche se sembra facile mettere le mani qua nei buchi laterali,
prima che qualsiasi scivolone ti fa girare giù e ci si fa male, quindi il fatto di essere qui da solo non mi farà nemmeno venire la voglia di tentare a scendere. E poi comunque non arriva fino al pavimento questo tunnel, si ferma all'altezza del tetto, poi alla fine si dovrebbe comunque saltare giù e se salto giù io non sono sicuro che riesco a tornare su poi. Sotto c'è la luce del sole, quindi c'è una stanza dove sicuramente c'è la parete aperta, insomma non è una grotta chiusa. E all'aperto magari si riesce poi con un po' di fatica ad andarsene, però non mi fido, non mi fido anche perché in questo piccolo pezzettino che io vedo di pavimento non ci sono impronte di scarpe umane, quindi impronte di persone che camminano per questo pezzettino qua, che verrebbero a curiosare, a guardare da sotto com'è questo cunicolo, quindi mi fa pensare che là non è una zona aperta al pubblico, non ci sono altri accessi, altrimenti le persone farebbero le passeggiate là sotto. Per cui io mi limito a guardare qua da sopra questo cunicolo, non scenderò, non scenderò, mi dispiace. Faccio quella scala che abbiamo già letto. Questa bracchetta, qua si sale su, ci sono un altro paio di stanze lassù, qua c'è la vista sulla cava, una cosa fantastica, non so quanto il sole lasci godere il panorama. Qua ci sono le stanze che sono state intonacate alle pareti, quindi magari diciamo che questa stanza, per essere diciamo, l'ultima, ok, perché da qua non si va da nessun'altra parte, e il fatto di essere rifinita con più cura, magari questa era una stanza di qualche personaggio un po' più famoso, più importante dell'epoca. Questo non saprei dirlo con sicurezza. Faccio un'altra finestra per uno che mostra la bellezza della cava. C'è pure qua un palo della luce a deturpare un po' il panorama, va bene? Ok, allora io sono Franco, la vedo sulla terra, sto passeggiando senza grandi obiettivi, senza grandi mete per oggi. Sono una bella passeggiata perché era da tanto tempo che non ne facevo una, come si deve, dedicando la mattinata a questa attività che mi piace tanto. Adesso io mi fermo, faccio colazione per la risparmio, la parte della colazione, anche perché non ho portato granché. Solo per mettere qualcosa nello stomaco e basta. Questo primo video lo chiudo qua. Un ritorno del marino a Castello Tirano, o il Castello Rupestre, come adesso è stato nominato, o magari era nominato così anche prima e io non lo sapevo, l'ho appreso oggi. Io mi trovo un posticino con un bel panorama, ma all'ombra, e mangio. E poi continuo la mia discesa perché, ripeto, oggi il mio obiettivo principale è scendere giù, anche se non ho nessuna missione particolare da compiere, solo scendere. Ma prima mangiare qualcosina. Bere un pochino d'acqua, pochissima, perché ne ho veramente poca. E continuare la passeggiata. Vabbè, grazie di avermi seguito. Vi saluto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video dell'alieno nella cava. Bellissima la cava.